Un appunto che ci tocca fare, nostro malgrado, perché non avremmo voluto farlo, ma viste le parole che ci sono state usate contro la Lega e contro Matteo Salvini, dobbiamo farlo. Lo scorso 4 marzo, proprio il giorno delle elezioni, il nostro parroco è uscito con il bollettino parrocchiale attaccando sia Matteo Salvini sia la politica in generale della Lega, soprattutto per quanto riguarda l'immigrazione. Diciamo che ci troviamo un po' sconcertati da questa cosa, in primo luogo perché Don Erminio ha enfatizzato, secondo noi, in maniera eccessiva le parole di Monsignor Delpini, dove appunto diceva che nei comizi si parli solo di politica, riferendosi al gesto del nostro segretario federale di giurare, comunque far mostrare il Vangelo e il Santo Rosario durante il comizio di chiusura della campagna elettorale. Su questo punto siamo comunque molto stupiti che Don Erminio utilizzi un po' questo bollettino parrocchiale per fare questa la domenica delle elezioni. La domenica delle elezioni, poi tra l'altro. Quindi questa cosa, oltre a farci un po' arrabbiare, cioè, ci crea un po' di disagio e di stupore. Perché comunque il Vangelo e il Santo Rosario sono due simboli della cristianità, quindi mi domando anche chi possa scandalizzarsi dell'utilizzo o comunque del mostrare in pubblico queste due cose. Detto personalmente, anche io giro con il rosario in tasca, quindi non vedo nulla di male, detto molto francamente. È stato un gesto personale, è stato fatto con la più buona fede e le migliori intenzioni possibili, quindi senza voler offendere nessuno e mancare di rispetto a nessun simbolo religioso. Anzi proprio al giorno d'oggi, dove c'è proprio una mancanza, un degrado totale sia della moralità che sia della socialità, mostrare questi due simboli comunque di speranza e di fede, secondo me è un gesto coraggioso, è un gesto comunque fatto in buona fede, fatto con veramente il cuore, ecco come ha avuto modo di dichiarare lui. Per quanto riguarda invece la politica migratoria, qui Don Erminio purtroppo si spinge anche oltre, addirittura è andato a virgolettare a quali cristiani, messi tra virgolette, si rivolge Salvini per le sue scelte, per essere da loro scelto al governo del paese, criticando poi nel corpo di questo bollettino quanto il nostro partito prevede sull'immigrazione. Ecco, detto molto sinceramente, noi riteniamo di aver sempre condotto una linea di buon senso per quanto riguarda l'immigrazione e, come abbiamo sempre detto, non possiamo accogliere tutti. L'immigrazione come viene gestita attualmente è incontrollata, è sfrenata, non è gestita bene, è una questione anche di business, perché comunque ci guadagnano cooperative, ci guadagnano anche associazioni che lucrano su questo business, e non c'è una politica migratoria sensata, quindi non si fa una selezione, non c'è una regola ben specifica, ma le istituzioni cattoliche, almeno una parte delle istituzioni cattoliche e della politica di sinistra, con questa politica dei facciamoli entrare tutti, sì, dei cancelli aperti, ha portato soltanto disagio sociale, e questa è una cosa che né una parte della Chiesa né una parte della politica di sinistra capisce, cioè che sta creando dei disagi soprattutto alle fasce più deboli della popolazione. Io vorrei fare una piccola chiusura al discorso di Enzo, giustissimo, citando le parole del Monsignor Delpini, dove dice: nei comizi si parli di politica, quindi a mio avviso rigirerà la frase al nostro parroco dicendo: in chiesa si parli di religione, di fede, e non citare fatti successi durante un comizio politico. O comunque, chiudo, si parla solo di una certa parte politica che usa la chiesa o la religione. Non si parla di un'altra parte politica che ha fatto i comizi in chiesa. Questa, a casa mia, è prostituzione intellettuale. Per esempio, si riferisce magari anche a Emma Bonino, che ha fatto dei comizi elettorali in chiesa, sia nel Biellese e a Napoli.
ha fatto proprio delle... E non è famosissima per essere una grandissima cristiana. Esattamente, quindi è sempre stata contro quelli che erano i precetti cristiani. Ecco perché ci stupiamo del fatto che, in questo caso Don Erminio e una parte della gerarchia cattolica si sia scandalizzata da questa cosa. E non si sia scandalizzata di ospitare nelle proprie chiese un personaggio che non si è certo distinto nell'ottemperare precetti cristiani. Cioè, pensare male magari si fa peccato, però è cascato proprio nella domenica delle lezioni. Sì, anche perché secondo me la cosa è molto sospetta. La cosa assurda non è tanto il pensiero del parroco, perché in democrazia giustamente qualsiasi persona può avere la propria idea, però il mezzo e il luogo in cui ha utilizzato queste parole. In ogni caso non gli ha portato benissimo, diciamo. Diciamo che i risultati sono stati ben differenti a quanto auspicato da un signore castigato.